La diocesi nel 93, assieme alla sovrintendenza ambientale delle Marche, ha studiato un progetto che prevede proprio lo strappo di questo primo pavimento che è stato tutto riportato alla luce, la sua collocazione dopo il restauro in un ambiente adiacente alla cattedrale che la diocesi metterebbe a disposizione e poi l'auspicio che si vada a scoprire il secondo pavimento musivo più antico e che ci porta e ci avvicina anche alle origini della comunità cristiana pesarese. Quindi l'interesse anche della diocesi è riscoprire questo tesoro. È interesse della diocesi, non solo della diocesi, ma penso di tutte le realtà anche culturali, civili, turistiche, pesaresi. La diocesi per questo sta lavorando, sta cercando di superare alcuni problemi che sono sorti durante il percorso. Personalmente io sono perfettamente d'accordo con coloro che dicono di non scavare se non si hanno i mezzi per mantenere poi i reperti trovati. Questo è valido sempre, ma nel caso specifico la curia stessa sarebbe interessata a mantenere questo grande mosaico in buone condizioni dentro un museo appositamente, dentro un salone appositamente costruito. Senza contare che l'importanza del testo figurativo è tale che richiamerebbe una quantità di visitatori da tutta l'Europa. Ma evidentemente c'è chi non ragiona così, perché si pensa anche di spendere circa 2 miliardi per fare delle putrelle di cemento che sostengono il mosaico superiore e il pavimento moderno, nel quale ci sarebbero poi degli occhi di vetro che rivederebbero soltanto una piccola parte del mosaico o addirittura non rivederebbero nulla. Tutto ciò provoca un grande impedimento agli studi e soprattutto un grande danno anche economico alla città di Pesaro. Mi pare che siamo in una fase in cui si può ancora lungamente discutere. Il progetto ragionevolmente, razionalmente può essere stato impostato per il problema funzionale del pavimento, però nel momento in cui oggi sulla stampa, ieri in televisione, l'altro ieri in interventi che ho fatto anch'io e poi sempre di più si muove un'attenzione della sensibilità culturale degli italiani, non credo che ci siano molte questioni. Ecco, sull'ipotesi del distacco. L'ipotesi del distacco è molto sensata, ecco, adesso non so se poi praticamente, anche perché poi tu puoi forzare la soprintendenza sul piano morale a non chiudere. Arrivare a forzarla fino al distacco è altra questione, mentre su quello della godibilità e della visibilità credo che tutti possano convenire, quindi gli intellettuali sicuramente metterebbero il ministro Veltroni, che è diplomato in cinematografia, come lei sa, in una situazione di difficoltà, cioè dovrebbe accettare il responso di illustri archeologi, storici, cioè se tu hai da una parte Zero e dall'altra Veltroni, non vedo come Veltroni non debba cedere. E non possa cedere, sarebbe sbagliato che non cedesse. Ecco, c'è il problema di salvare anche quello più antico. Lo so, questo è il problema. Il problema vero secondo me è quello. Ed è un problema però su cui credo che si discuta fino al prossimo giubileo, che non è quello del 2000 ma quello del 3000. Quali possono essere gli strumenti, immagino, soprattutto finanziari, per poter salvare questo tesoro? Ma guardi, noi la cosa che sicuramente faremo è prendere una decisione in un tempo rapido. Io so che la comunità pesarese ha indetto per metà aprile un convegno di studio nel quale si possano mettere a confronto opinioni scientifiche e valutazioni culturali diverse che esistono su questo problema e di cui abbiamo visto testimonianza nelle discussioni di questi giorni. Noi leggeremo e seguiremo questo convegno e alla fine prenderemo una deliberazione, perché quello che è certo è che questo immenso patrimonio che qui c'è deve essere fruito, quindi troveremo le forme migliori perché possa essere tutelato nel modo più rigoroso e fruito nel modo più ampio. Questa volontà di dialogo
unita all'approfondimento conoscitivo che questo problema è necessario che abbia, il convegno di oggi serve proprio a questo, porterà senz'altro a una soluzione, al di fuori di schemi di contrapposizione che non giovano alla soluzione di un problema così importante sul piano della cultura per questa città e che è un segmento di un più vasto problema, il patrimonio museo di una città come Pesaro, che ne fa un unico in tutto il mondo. Sicuramente bisognerà continuare nella ricerca, nell'approfondimento, non escludere anche questa possibilità e appunto, come dicevo, trasformare un problema in un'opportunità per questa città e per questa comunità. La Melandri è il terzo ministro. Questi straordinari reperti che devono essere valorizzati in favore della collettività e per costruire un maggior senso, un maggior spirito comunitario. La sua presenza significa anche un impegno forte in questa direzione della Confindustria, penso comunque magari all'Assindustria di Pesa. Significa un impegno di Confindustria e delle associazioni locali, in particolare le associazioni industriali di Pesaro Urbino, verso questa iniziativa che tutti sentono come forte, positiva, importante.